Chi siete? Cosa volete? Siamo i sacerdoti del Silenzio. Siamo i sacerdoti del Sinedrio e vogliamo parlare col procuratore Pilato. Aspettate qui. Oh, miei illustri sacerdoti, cosa vi conduce a me? E tu, mio caro Caifa? Ditemi, procuratore, abbiamo trovato quest'uomo, Gesù di Nazaret, che sopillava il nostro popolo, predicando una dottrina incomprensibile e impedendo a loro di pagare il tributo a Cesare. Lo abbiamo visto seduto ai banchetti con i pubblicani e fermarsi a parlare con pubbliche peccatrici. Costui afferma di avere il potere di scacciare i demoni e di perdonare i peccati. Ma questo è il potere solo di Dio e non di questo bestemmiatore. Un blasfemo che pensa di essere il Cristo Re. Allora tu sei un re, sei tu il re dei giudei? Io lo sono, ma il mio regno non è di questo mondo. Ditemi, sommi sacerdoti, come mai il Sinedrio considera così quest'uomo così temibile da mandare qui voi in persona ad accertarsi che io lo condanni? Perché io non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Ma costui salerà il popolo insegnando per tutta la Giudea dopo aver iniziato dalla Galilea. Non è compito mio occuparmi di chi cavilla sulla religione di Israele. Il mio compito è di mantenere la pace e di far rispettare le leggi di Roma e del nostro imperatore. È un galileo, non giudichi Erode, è il suo territorio, portatelo da lui. Udito che era Galileo e che apparteneva alla divisione di Erode, lo mandò da lui. Erode ne fu felice e si aspettava di vedere dei miracoli e lo interrogò, ma Gesù non rispose a nessuna domanda. Erode lo fece rivestire di una splendida veste e lo rimandò da Pilato. Così i due diventarono amici, poiché prima tra loro c'era incomprensione. Siete ancora qui? Vogliamo rivedere Pilato.
avete portato quest'uomo? Come sobillatore del popolo. Ecco, l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato nessuna delle colpe di cui è accusato. E neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Non trovo in lui nulla che meriti la morte. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò. Ma che male ha fatto? Lo senti che ti vogliono morto? Parla, difenditi. Lo sai che io ho il potere di crocifiggerti e il potere di rilasciarti. Quale potere avresti, dimmi, se non ti fosse dato da chi sta sopra di te? Quest'uomo è pazzo, pazzo davvero. Ecco, voi avete l'usanza per la Pasqua ebraica di rilasciare un prigioniero già condannato a morte. Abbiamo due prigionieri, Barabba l'assassino condannato per uccisione di un soldato romano e Jesus Nazareno accusato di ribellione per essersi proclamato re di Giudei. Or dunque, chi volete che vi mettiamo in libertà? Barabba l'assassino o Jesus Nazareno? Non sono responsabili di questo sangue. Vendetene da voi. Riguarda, sei tu il responsabile.
Jesus, Nazarenus, Rex, Giudeum. Ma il nostro re è Tiberio Cesare! Ma è non questo bestemmiatore! Quello che ho scritto,